Sono Giovanna Zizzo e sono la mamma di una piccola vittima di femminicidio. La mia bambina era Laura Russo, aveva 11 anni ed è stata ammazzata proprio da colui che l'ha generata il 22 agosto del 2014. Io conosco l'uomo che ho sposato, che avevo 13 anni, e dopo 8 anni di fidanzamento ci siamo sposati, abbiamo messo al mondo 4 figli. Dopo quasi 20 anni di matrimonio, e proprio le bambine dal profilo Facebook del papà scoprono una relazione con un'amichetta del cuore, così dice lui. Da lì sono iniziati un po' i nostri problemi e chiesi a lui semplicemente una pausa dal nostro matrimonio per capire un po' quello che volevo fare. Lui mi aveva detto che per lui andava bene ugualmente, invece non fu così. Il 22 agosto ho deciso per la vita dei miei figli e per la mia vita. Quella sera lui fece una cosa strana, oggi dico che è strana. Ha chiesto a sua figlia di fare un selfie. E ricordo questa foto, lui messo al centro, le due bambine lateralmente. E in questa foto lui chiede a Marika di pubblicarla su Facebook e di taggarlo. E doveva scrivere ciò che gli diceva lui: una bellissima serata insieme al mio papi e alla mia sisters. E questo è ciò che fece Marika. Quella è stata la loro ultima foto. E un'altra cosa strana, le bambine mi dicono: mamma, stasera dormiamo nel letto con papà. Mi sembrò strano lì quella cosa, però l'ho presi come un segnale di cambiamento, che lui forse voleva godersi veramente i suoi figli. E invece poi durante la notte lui elaborò tutto e la mattina colpì Laura nel sonno. Morì quasi nell'immediato, Lauretta. E con l'unico urlo che riuscì a fare lei, svegliò Marika che do le dormiva accanto. Marika, aprendo gli occhi, vede lui accovacciato sulla sorellina che lo colpiva con due coltelli. D'istinto, Marika prende Laura, la tira verso di sé per proteggerla. E lui finisce di colpire Laura e incomincia a colpire Marika. E grazie alle sue urla è riuscita a svegliare Andrea, il fratello più grande, il maggiore, che è riuscito in qualche modo a intervenire, a bloccarlo prima che la uccidesse. Cosa ricordo di quel giorno? Ricordo tante cose, soprattutto ricordo quando sono arrivata a casa. Arrivata lì vedo da lontano delle sirene, ambulanze, carabinieri, c'era di tutto. Io chiedevo cosa fosse accaduto e nessuno mi rispondeva, nessuno sapeva nulla. Mi avvicino a lui e gli dico: amore, cosa è successo? Cosa hai fatto? E lì ricordo il comandante dei carabinieri che era accanto a me e mi dice: signora, lasci perdere, lui pensi ai suoi figli. Incomincio a salire quelle scale e prima di arrivare al mio pianerottolo vedo sul muro già le tracce di sangue, impronte di sangue. E scoprirò dopo che erano le manine di Marika che era scappata nella scala per chiedere aiuto. E poi si affacciano i miei figli, vedo i loro occhi persi, pieni di orrore, e le loro magliette piene di sangue, ma non riesco ancora a capire cosa sia accaduto. Dopodiché vedo uscire la mia bambina. La imploro di aprirmi gli occhi, ma lei non mi risponde, era intubata. Scendo insieme a lei, facciamo la corsa in ospedale. Arrivati lì, dopo 10 minuti, non di più, mi dicono che Laura non ce l'ha fatta. E da lì è iniziato il nostro calvario, il mio calvario, la mia sopravvivenza. Non è stato facile perché vedere il proprio padre diventare un mostro e lottare contro quella persona perché hanno lottato quel giorno e continuano a lottare tutti i giorni contro di lui non è facile e credo che sia una cosa difficile perché vuoi non vuoi quello è il loro papà. Hanno reagito subito,
Si sono stretti l'uno all'altro attorno a me perché io sono quella un pochino più debole. Sembro così forte, però sono quella più debole. Ho bisogno della loro presenza per continuare a sopravvivere. Lui ha lasciato un biglietto sul tavolo dove ha scritto che se io l'avessi perdonato per quello che lui aveva fatto, tutto quello non sarebbe successo. Quindi in qualche modo ha cercato di dare la colpa a me per l'accaduto. Forse se io mi fossi stata zitta e non avessi detto nulla, la mia Laura sarebbe stata qui. Con la sentenza che ho avuto, l'ultima, il 18 luglio, lui è stato condannato all'ergastolo. Mi dicono di aver vinto, ma alla fine ti rendi conto di non aver vinto nulla perché lui, perché lei, la bambina non torna, qualsiasi sentenza ci sia, non ti darà mai ciò che hai perso. Mi ritengo una persona fortunata perché purtroppo da diverse storie che ho sentito, che ci sono, purtroppo a volte non tutte riescono ad avere la giusta sentenza, la giustizia che dovrebbe dare rispetto a queste vittime. Mi ritengo fortunata perché io l'ho avuto, però dico sempre che il vero ergastolo è quello nostro, e il vero ergastolo lo vive la famiglia, lo vive la mamma, lo vive chi ha perso qualcuno che non torna più.